Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono in palestra. Oggi voglio fare un video in diretta, quindi nessun montaggio a casa, niente di niente, ma vi faccio vedere realmente cosa voglio fare appunto. Allora, è un video che non tanti portano su YouTube e porterò appunto come allenare i polpacci, perché è un muscolo che a tanti non riesce a sviluppare, è un muscolo che a tanti non riesce a allenare e niente, voglio far vedere appunto come sono riuscito io, anche se di genetica fortunatamente li ho già abbastanza decenti, come farli crescere appunto. Vi voglio spiegare velocemente come è suddiviso il polpaccio. Adesso con la mia super grafica vi verrà qui uno schemettino di un polpaccio, inquadramente. Qui vi verrà lo schemettino di un polpaccio, bene, e il polpaccio in linea generale è diviso in due parti, c'è un casino ragazzi, è diviso in due parti, il gastrocnemio, che è il muscolo, diciamo, questo qui, vedete, e il soleo, che è quest'altro, ok? Allora, il gastrocnemio è quel muscolo che, diciamo, esteticamente serve di più, perché? Perché dà tanto lo spessore al polpaccio e anche la classica forma, ok? Invece il soleo è la parte, diciamo, più nascosta, la parte più sotto e la parte più esterna. Quindi ragazzi, adesso vi voglio far vedere però degli esercizi da fare prima in palestra e poi a casa per allenare i polpacci. Quindi partiamo intanto dal primo. Il primo è questo qua. Inquadra lì. Primo è questo. Questo è la calf machine. Va eseguita in piedi. Ecco cosa importantissima. Prima vi ho detto che il polpaccio è diviso, diciamo, in due distretti muscolari, il gastrocnemio e il soleo. Ecco, allora, il gastrocnemio viene sollecitato maggiormente quando eseguiamo l'estensione, quindi eseguiamo la contrazione del polpaccio quando siamo in piedi. Quindi da in piedi ci mettiamo sulle punte, ecco, in quel caso contraiamo maggiormente il gastrocnemio. Nel caso in cui appunto abbiamo il ginocchio che si piega e quindi eseguiamo il lavoro da seduti, vieni, come in questo caso con questa macchina che è la calf machine da seduti, ecco, in questo caso si piega il ginocchio e quindi il lavoro viene maggiormente indirizzato su il soleo, va bene? Quindi tanto vi voglio far vedere questi due esercizi, che sono proprio queste due macchine che sono appunto create per i polpacci, quindi calf in piedi e calf seduto. Vi voglio far vedere come eseguirla in modo. Tanto va bene, io sono nano quindi lo metto in fondo. Adesso con un peso leggero vi faccio vedere come contrarre il polpaccio. Vieni di qua, tanto saluta, che te prendo io. Allora oggi ho lei come cameraman, lo so ragazzi che non è molto brava, verrà un video un po' così, che non è molto carino. Ragazzi, però verrà bellissimo. Verrà un video un po' così, però... perdonatemi, ma ho solo lei, capito? Va bene, tieni. Adesso. Ciao. Adesso inquadrami bene. Inquadrami bene i polpacci. Inquadrami bene i polpacci. Ok, si vedano? Si vedano? Da sotto, vai giù. Mettiti giù. Bene. Allora, montare sulla pedana. Staccare. Distensione massima. Allungamento massimo e massima contrazione, ok? Quindi allungamento massimo e massima contrazione, ok? Adesso che potete, giù e su e così via. Quindi avete visto che bisogna cercare di scendere il più possibile con il piede e quindi allungare maggiormente il polpaccio, e poi durante la fase salita cercare di andare più su possibile appunto per creare una massima contrazione. Questa è una cosa che fanno in pochi, ma è importantissima per il polpaccio, quindi allungamento e distensione, ok ragazzi? Adesso vi faccio vedere il calf da seduti. Adesso, calf da seduto. Vieni qua. C'è ragione. Bene. Guarda qui. Anche qui, ragazzi, la stessa storia. Massimo allungamento e poi massima contrazione di piccolo. Ok? Allungare e contrarre. Vedete come si contrae il polpaccio? Comunque sento io che comunque ho un po' di esperienza,
che ha grasso Leos viene contratto maggiormente. Ok? Ehi? Perdonatemi se le riprese, ve l'ho detto prima, non saranno un gran fuoco. Saranno non a fuoco e così via. Però, leva sta vita. Però comunque ragazzi, spero di aver, diciamo, spiegato in maniera chiara come si fanno questi due tipi di esercizi, ok? Quindi, come vi ho detto prima, allungare e distendere il più possibile. Allora, in molte palestre non ci sono questi attrezzi. E mi dispiace per voi, da me sì, però nel caso in cui non avete questi attrezzi qui, ci sono dei metodi alternativi. Un metodo alternativo è ad esempio la pressa. A vedere la pressa. Bene. È la pressa a 45. Eseguire la pressa a 45 per allenare i polpacci è come farli in piedi, ok ragazzi? Perché abbiamo il ginocchio disteso e non piegato, quindi viene coinvolto maggiormente il gastrocnemio, come ho detto prima. Fa vedere, quindi sdraiati, staccare, distensione, allungamento, volevo dire, strada, e contrazione, allungamento e massima contrazione. Ok ragazzi, dovete sentire appunto lavorare più possibile il gastrocnemio. Questa è ad esempio una variante per allenare i polpacci, la variante per allenarli in piedi, ok? Quindi vi ho fatto vedere prima la calf machine in piedi. Adesso vi voglio far vedere come fare la calf machine da seduti senza appunto la macchina apposta. Venite. Allora, dopo aver pensato come farlo perché non avevo una grande idea, allora venite a multipower, seduti, uno step e vi appoggiate questo sulle ginocchia. Ecco, il problema è se caricate tanto peso vi stroncate le gambe, quindi magicamente ho il gommino da mettere, quello che usano i secchi per fare squat, quando uno è secco può fare squat, devo usare questo di solito, o le dondine come te. Io non lo uso per fare sport. No, vedete, non ti riesco a usarlo perché non ho lavorato. Quindi gommino, perché sennò fate male alle gambe, poverini. Poi eseguite lo stesso esercizio, vedete? Contrazione, allungamento, contrazione, allungamento e così via, vedete? Quindi. Yes. Quindi. Ci sono mille metodi, ok? Basta avere un po' di inventiva, ve ne ho fatti vedere alcuni semplici. Quindi per fare il calf in piedi dovete fare la pressa 45 o anche la pressa orizzontale, è la stessa cosa. Per fare il calf seduto è un po' più difficile. Però la cosa migliore è al multipower o se no anche con un semplice bilanciere. Però portare un bilanciere molto pesante da basso verso le ginocchia è un po' faticoso, va bene? A meno che non mi fate aiutare. Adesso voglio far vedere però come allenare i polpacci in casa, perché molti appunto che conosco si allenano in casa e lì hanno un po' di problemi. Quindi potete utilizzare, adesso vi faccio vedere, uno scalino con un manubrio, e perché appunto i polpacci sono molto forti e quindi hanno bisogno di un gran carico, eseguire il calf con una gamba alla volta, ok? Con un polpaccio alla volta. Adesso vi faccio vedere come fare, venite. Quindi, come vi ho spiegato prima, trovate un rialzo, a casa vostra potete utilizzare uno scalino o uno step, e un manubrio in mano. Quindi vi faccio vedere, il manubrio dalla stessa parte della gamba che volete allenare, su, manubrio, giù e su, giù e su, giù, fate il cambio, vieni qua. Quindi, da quest'altra parte la stessa cosa, giù, su, giù e su, ok? Porti ma lui a posto, non posso, ho la cosa in mano. Bravo. Vieni? Quindi ragazzi, il video è concluso qui.
Vi ho fatto vedere come ci salire i polpacci, vi ho fatto come la messa bassa sta telecamera, aspetta. Scusate ragazzi, ma lo sapete, ve l'ho detto prima. Allora, il video si è concluso qui. Vi ho fatto vedere l'allenamento dei polpacci, come allenarlo al meglio, come appunto sentirli lavorare allungando e avendo la massima contrazione di picco successivamente. Vi ho fatto vedere gli esercizi, le appunto possibilità di variazione nel caso in cui non avete con le macchine, come allenarle a casa appunto con uno scalino e il manubrio. E poi basta, vi ho fatto vedere il mio polpaccio, adesso vi farò vedere lei sua. Ce li ho, però ce li ho un po' di peli. C'hai peli, quindi non vuole far vedere i polpacci. Io ragazzi, adesso vi faccio vedere gli addominali. No, ve li fa vedere gli addominali. Non c'è neanche gli addominali. Allora, fai vedere i muscoli. I capelli, guarda, perché no, mi ha cambiato un altro volto. Questo è un video di muscoli. Fai vedere i muscoli bicipiti. Fai vedere i glutei, così fai visualizzazioni. Fai vedere i glutei. Niente ragazzi, niente glutei, mi dispiace per voi, farò un altro video così appunto aumenterò un pochino gli iscritti al canale. Se volete faccio vedere i miei glutei. Vediamo se fanno un po' di like i miei. Bene ragazzi, quindi vi ho fatto vedere i suoi glutei, che non li ha fatti vedere. Vi ho fatto vedere i miei glutei per avere i like. Comunque vi ho fatto vedere i polpacci in un piccolo video. E niente ragazzi, il video si conclude qui, un video molto semplice, mi avevate chiesto di far vedere i polpacci e tutto il resto e gli allenamenti dei polpacci. E vi ricordo, iscrivetevi al canale. Grazie a lei. Grazie a lei che ha fatto delle riprese di a schifo. E iscrivetevi al canale, mettete like, fate tutto quello che dovete fare e noi ci vediamo ragazzi al prossimo video e rimanete connessi. Ciao!